Quella del pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento è una condizione di vera e propria emergenza. Lo ha dichiarato questa mattina il commissario dell'ASP Mario Zappia nel corso della conferenza stampa tenuta per fare il punto sulle iniziative intraprese. Zappia si è rivolto anche al prefetto di Agrigento, ottenendo una tensostruttura che arriverà da Reggio Calabria e sarà collocata all'esterno dell'area di emergenza dell'ospedale. Queste le altre iniziative annunciate. Ci sono concreti risultati per quanto riguarda il personale, perché abbiamo delle altre richieste di medici libero professionali che hanno deciso di venire. Abbiamo anche una richiesta da parte di un altro collega del nord che vuole tornare qui giù al sud, l'abbiamo contattato ieri. Però abbiamo già da settimana prossima 4 libero professionisti in più che sono disponibili a venire al pronto soccorso, più quest'altro del nord che dovremo cercare di temporizzare e vedere quand'è. Poi vi ho detto che abbiamo parlato con il prefetto, ho parlato con il prefetto ieri mattina, e quello è stato di una disponibilità e di una determinatezza e celerità impressionante. Ha telefonato davanti a me perché abbiamo detto che una questione di emergenza l'affrontare il pronto soccorso di Agrigento, quindi mi servivano, e lui ha chiamato la Croce Rossa Militare, mi serviva il personale, quindi ha chiamato la Croce Rossa Militare, ha chiamato la polizia per fornirci agli altri medici, sempre con la stessa tipologia di contratto, quindi libero professionale 100 euro l'ora, e poi di fornirci le strutture per poter decongestionare il pronto soccorso. E già ieri pomeriggio mi ha detto che ci sarà una tensostruttura che verrà da Reggio Calabria, verrà montata all'esterno della nostra struttura. Nello stesso tempo noi stiamo provvedendo a ricavare altri spazi e abbiamo da parte della direzione sanitaria dei nuovi processi organizzativi per alleviare il pronto soccorso. Ma la sostanza fondamentale è una: dobbiamo trovare una testa che governi bene questo pronto soccorso, perché io sono convinto che, date le condizioni di oggi, senza aggiungere medici né niente, se ci fosse uno, e ce l'abbiamo, quelli che ci sono, ovviamente forse non se la sentono di affrontare una situazione così critica e non mi sento di giudicarli, se basta che la persona con l'esperienza riesca, a condizioni date, a quelle di oggi, a fare il proprio mestiere, che è quello di direttore di un'unità operativa complessa e complicata come il pronto soccorso, noi già miglioreremmo. E noi da qua a una settimana abbiamo detto che vorremmo fare un check per verificare cosa è cambiato in questa settimana, perché da qua a una settimana le persone e qualche ambiente ce l'abbiamo. Non so se avremo montata la tenda, penso che... Allora, dai primi di agosto, però ovviamente deve venire da fuori, sono il Ministero dell'Interno, tutte cose. Abbiamo chiesto non di dichiarare l'emergenza, ma la nostra, al di là della dichiarazione, è una condizione di emergenza, che non è solo di Agrigento, però noi abbiamo il dovere morale di metterci tutto quello che sappiamo fare, noi e chiedendo aiuto a chi ci aiuta. E ringrazio per questo il prefetto, perché è stato veramente splendido. La rinuncia, la fuga dei medici, che sconfitta è per voi? Ma la rinuncia dipende. Quando la rinuncia può essere salvamento di vita, come nella prima occasione di chi se n'è andato, è un giudizio. E lui l'ha fatto, io non lo condanno, ma è salvamento di vita. Per quanto riguarda gli altri che se ne vanno, si apre un capitolo che è complicato, perché vi dico solo una cosa. Quando un primario, e questo è successo, gli offrono 20.000 euro al mese, 20.000 euro al mese per andare a fare il suo lavoro qua, e in più gli danno una quota per ogni singolo intervento, questa è la politica sanitaria del privato che funziona. Io la facevo in Molise, andando a prendermi i migliori cardiochirurgo, i migliori emodinamisti, e gli offrivo quello che loro volevano, ma loro mi facevano aumentare il budget in maniera esagerata. Quando a uno dei nostri bravi, perché i nostri bravi li abbiamo, gli dovesse offrire una cosa di questo genere, mi dite voi io come lo tengo? Mi posso offrire la stessa cosa? No, questo è il problema, è la sanità pubblica e sanità privata, che è un problema che a me mi sta a cuore, perché io lavoro nella sanità pubblica e parteggio per la sanità pubblica. E allora io cosa faccio? Ti compro il robot, cioè cerco di darti quelle strutture per farti lavorare meglio, per fare in modo che tu hai delle condizioni che siano le migliori possibili. E noi come direzione abbiamo anticipato, rispetto all'acquisto del PNRR che doveva essere fatto nel 2024, l'acquisto di robot nel 2023, e un altro lo dobbiamo comprare per la chirurgia. Cioè ti devo mettere nelle condizioni di essere appetibile anche alla nostra struttura, ma i 20.000 euro al mese nessuno glieli può offrire nel pubblico, non l'ASP di Agrigento.